È l'inizio di aprile e le marmotte si affacciano dalla tana dopo il lungo letargo invernale, osservando intorno a loro un paesaggio ancora coperto di neve. Questi caratteristici e simpatici roditori alpini, che rappresentano il simbolo del parco naturale Orsiera Rocciavrè, saranno la mascotte del nostro video, conducendoci nel corso delle varie stagioni a conoscere questa meravigliosa area protetta che si estende a cavallo tra la Valle di Susa, la Val Chisone e la Val Sangone. Seguiamo quindi le marmotte nei loro primi giorni dopo il risveglio. È un periodo duro perché altra neve può accumularsi sulla vecchia, rendendo difficile il reperimento del cibo. Inoltre, le marmotte in questo periodo sono particolarmente vulnerabili agli attacchi del loro più formidabile predatore, l'aquila reale. Fortunatamente in primavera ci sono anche giornate di sole che fondono la neve, permettendo alle marmotte di cibarsi a sazietà nei prati fioriti. Gli escursionisti, intanto, ne approfittano per ammirare le bellezze del parco. La primavera è anche la stagione migliore per osservare gli ungulati, presenti nel parco con ben 6 specie. Con l'aiuto di un binocolo si possono fare delle emozionanti osservazioni, seppur da una certa distanza, in modo da vedere gli animali a lungo, senza disturbarli. I cervi sono piuttosto comuni nel parco. E talvolta, in primavera, si radunano in branchi piuttosto numerosi. Il capriolo è invece meno socievole e può essere osservato da solo o in piccoli gruppi. Nel parco sono presenti anche 3 bovidi, il camoscio, lo stambecco e il muflone. I primi due sono autoctoni delle Alpi, mentre il muflone venne introdotto molti anni fa a scopo venatorio. Anche il cinghiale è abbastanza comune, pur essendo più difficile da osservare, a causa delle sue abitudini prevalentemente notturne. In primavera avvengono i parti di tutti gli ungulati, sincronizzati con il momento più favorevole dell'anno. In questo periodo, infatti, le madri, nutrendosi dell'erba abbondante e ricca di sostanze nutritive, riescono a compensare lo sforzo energetico dell'allattamento. Inoltre, i piccoli hanno a disposizione tutta la bella stagione per crescere e per rinforzarsi, prima del difficile periodo invernale. Grazie.
I piccoli degli ungulati possono essere predati dall'aquila reale, che peraltro si nutre anche di animali morti, come vediamo in queste immagini. Le carogne rappresentano una parte importante della dieta di altri animali, come il lupo, la volpe e i corvidi. Nulla va sprecato nel complesso meccanismo della catena alimentare. Anzi, negli ultimi decenni hanno fatto la loro ricomparsa nel parco Orsiera Rocciavrè due avvoltoi, il gipeto e il grifone. Il primo, specializzato nel cibarsi del midollo osseo degli animali morti, è ritornato sulle Alpi in seguito ad un progetto internazionale di reintroduzione, cominciato a metà degli anni Ottanta. Il grifone, invece, ha iniziato negli ultimi anni a frequentare nella bella stagione le Alpi piemontesi, proveniente dalla Francia, dove è stato reintrodotto. E invece è stato spontaneo il ritorno sulle Alpi del lupo, proveniente dall'Appennino Ligure. Di questo formidabile predatore vi proponiamo ora una ripresa eccezionale, realizzata nel Parco Orsiera Rocciavrè. Ma ritorniamo ora alle nostre marmotte. È l'inizio di luglio e i piccoli escono dalle tane dedicandosi al gioco e alle relazioni con gli altri componenti della colonia. La marmotta è uno degli animali più caratteristici della prateria alpina, un ambiente piuttosto diffuso nel Parco Orsiera Rocciavrè. Nella bella stagione, la prateria alpina si copre di magnifiche e abbondanti fioriture che incantano i visitatori e forniscono alimento ad una ricca comunità faunistica. La vegetazione comprende fiori di notevole pregio naturalistico, come alcune specie di gigli. È importante anche la presenza del non comune tulipano australe. Mentre le orchidee di varie specie danno vita a stupende fioriture.
L'ambiente della prateria alpina, con la sua ricchezza di erba e di altre specie foraggere, è molto favorevole alla pastorizia, un'attività tradizionale ma ancora viva e ben radicata nel territorio. Il parco svolge un ruolo attivo nel promuovere i preziosi prodotti caseari locali, come lo squisito formaggio delle viole, il Plasentif, e le non meno apprezzate tome, che prodotte unicamente nell'area protetta, possono ricevere il marchio Parchi Alpi Cozie, che ne garantisce la provenienza e ne favorisce la valorizzazione e la diffusione. Inoltre il parco promuove altre attività sostenibili con l'ambiente, specialmente in campo turistico. Gli escursionisti possono usufruire di numerosi rifugi e di una fitta rete di sentieri, come il Giro dell'Orsiera e il Sentiero Balcone, che permettono di ammirare paesaggi bellissimi. Anche i ciclisti hanno a disposizione molti percorsi su sterrato, alcuni dei quali veramente spettacolari, lungo le vecchie strade militari in quota. Le numerose opere militari disseminate nel territorio del parco, dal grandioso forte di Fenestrelle alle fortificazioni in quota, rappresentano altri interessanti spunti di visita. Di notevole interesse è anche la medioevale Certosa di Monte Benedetto, uno dei più importanti monumenti della Valle di Susa. Durante il periodo estivo, nella chiesa sono ospitati mostre ed eventi culturali. All'interno del complesso certosino si trova anche la foresteria, punto di appoggio per gli escursionisti. Il turismo, naturalistico e storico, offre anche l'opportunità di valorizzare e diffondere i prodotti tipici locali e gli squisiti piatti della cucina tradizionale. Il parco svolge inoltre un ruolo importante nell'ambito delle attività didattiche, organizzando uscite con le scuole per fare conoscere ai ragazzi i principali aspetti culturali e naturalistici del territorio. Da prima che voi nasceste... Le uscite si svolgono negli ambienti più caratteristici del parco, come la prateria alpina e il bosco, costituito specialmente da conifere, tra le quali spiccano il larice e il pino silvestre. Nel bosco si possono incontrare molte specie di passeriformi, come il crociere, abilissimo nell'estrarre i semi dalle pigne, grazie al suo caratteristico becco. Ed ecco l'elegante cincia dal ciuffo, altro tipico abitante dei boschi di conifere. Una piccola pozza nel bosco ci fornisce l'occasione di osservare altri passeriformi: zigolo mucciato, cincia mora e fringuello, intenti a rinfrescarsi durante una calda giornata estiva.
Nel bosco vivono anche molti piccoli mammiferi, come arvicole e toporagni, ben diffusi ma molto difficili da osservare. E poi, ovviamente, non mancano i predatori, dallo sparviere alla civetta nana, dalla martora all'astora. È ormai giunta la fine dell'estate. L'erba della prateria alpina si sta seccando e le marmotte si preparano al letargo, raccogliendo l'imbottitura per i loro giacigli invernali dentro le tane, dove trascorreranno circa 6 mesi. In autunno, quando il parco si riveste di vivaci colori, esaltati dalla luce radente, tutte le marmotte sono ormai sparite sottoterra. Per la maggior parte degli ungulati del parco, l'autunno segna invece l'inizio della stagione degli amori. Il primo a cominciare, a settembre, è il cervo, mentre l'ultimo, a dicembre, è lo stambecco. L'autunno è caratterizzato anche dall'abbondanza di bacche, che forniscono per tutto l'inverno cibo a varie specie di uccelli, tra i quali cesene e lucherini. Ma non solo. Anche alcuni mammiferi, come la volpe e la faina, si alimentano volentieri di bacche. Particolarmente ambite sono le bacche del sorbo degli uccellatori, che possono conservarsi per gran parte dell'inverno. Chi ha un giardino in montagna potrebbe quindi piantare questo caratteristico albero, così bello e così utile per l'avifauna. Ognuno di noi può dare un contributo alla magnifica biodiversità delle nostre Alpi. E con questo augurio le marmotte ci salutano, invitandoci a venirle a trovare in questo splendido lembo di natura protetta.